Benvenuti al TG delle buone notizie. Buon compleanno, Soranna Maria. Soranna Maria è nata il 17 gennaio del 1922 a San Giovanni il Marignano, in provincia di Rimini. A 13 anni è entrata a far parte delle figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane, di Don Bosco con sua sorella più piccola. Il 5 agosto del 1941 è diventata una suora. È stata molti anni a Mornese, in provincia di Alessandria. Soranna Maria ha festeggiato il suo secolo di vita insieme al sindaco Maria Rosa Cena e l'arciprete Don Loris Cena, che le hanno consegnato una targa al merito. La mamma in ospedale Luigi diventa babysitter. Una donna positiva e con la febbre alta doveva lasciare i tre figli minorenni per essere ricoverata. Il padre era in Francia per lavoro e i vicini temevano il contagio. Con i piccoli è rimasto un agente. L'unica soluzione era che qualcuno dei presenti si improvvisasse babysitter. Ci hanno pensato i vigili. Un agente è rimasto lì per 4 ore, protetto con una tuta di sicurezza, anticontagio e mascherine FFP2. Il padre, rintracciato, è partito subito per tornare a casa il prima possibile, mentre le condizioni della mamma sono migliorate nelle ore successive. Appena si è sentita, è rientrata a casa. Ha ringraziato con le lacrime agli occhi il vigile babysitter in attesa del marito, che sarebbe arrivato un paio d'ore dopo. Plastica monouso. Addio, da oggi piatti e sacchetti sono solo biodegradabili. Scatta lo stop alla plastica monouso. Entra in vigore il decreto 196 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2019. Niente più piatti e bicchieri di plastica. Sarà possibile vendere le scorte fino a esaurimento. Usiamo parole d'amore. La dottoressa Giovanna Luini racconta la propria esperienza di medico. Quali enormi energie possono sprigionarsi da una frase detta con il cuore? Un saluto affettuoso, un commento velenoso, una frase emozionante. Le parole riempiono i nostri discorsi, sono molto più che elementi grammaticali. Si possono trasformare in armi affilate o balsamo lenitivo. L'amore è l'energia più alta che possediamo, deve essere incondizionato privo di aspettative. Un'esperienza dimediata dalle parole, verso se stessi e gli altri. Uno strumento potente in grado di guarire tanto quanto un bisturi e un farmaco. Una brutta notizia, una cattiveria gratuita, una risposta nociva per l'organismo. Quello che diciamo suona in modo diverso se chi le sceglie si sta preoccupando e si sta prendendo cura di chi ha davanti. Pitone reale a spaccio in città, salvato dai veterinari Kank. Un pitone reale stato recuperato giovedì 30 settembre in un cortile in zona Loreto, grazie alla segnalazione di un signore residenziale a Corzolo. Era morto infreddolito e rintolato su se stesso, quasi non riuscire a muoversi. È stato salvato e messo in una scatola dai soccorritori.